Gentili telespettatori, un cordiale saluto da parte di Giuseppe Capuano. Le immagini sono guidate dall'esterna 3 di Telegolfo. Incontro tra Eco City Cisterna e Minturno. Ironia della sorte, il calendario mette queste due squadre di fronte quando siamo alla quinta giornata del campionato e praticamente occupano primo e terzo posto in classifica. Eco City che è il miglior attacco della stagione, mentre il Minturno non è tra le migliori difese, ma quando segna capitalizza a meglio la squadra di Vanderlei. Non abbiamo ancora la formazione dell'Eco City Cisterna, quindi inventeremo un po' per fare la cronaca, visto che non abbiamo ancora nomi e numeri. Andiamo a leggere però quella del Minturno, visto che l'abbiamo. Allora, il Minturno di Vanderlei con il numero 12 Renato Petronzio, 4 Treglia Giovanni Ruben, 4 Diego da Silva, 7 Leandro Santos Brossi, numero 9 Augusto Vanderlei, col 10 Adriano Texeira, al 13 Giovanni Cardillo, 17 Antonio Panatta Thomas, 19 Cesar da Silva Viera, col 20 c'è Jesus Ruiz Garcia, al 23 Mario Corrente e il numero 1 è il portiere Iborra Torres Victor. È un Cisterna che dicevamo che segna e si fa notare sul campo. Ovviamente chi oggi porterà a casa la contesa sicuramente metterà un mezzo piede lontano dalle avversarie. Si alza il grido del Minturno guidato da Vanderlei. Minturno che si schiererà con da Silva, Viera, Texeira, Vanderlei e Iborra. Ovviamente dall'altra parte c'è il Cisterna, non abbiamo i nomi, quindi dovremo inventarci qualcosa quest'oggi. Li chiameremo per numero, come mi suggerisce Claudio Di Ciaccio. Sicuramente si incontrano due delle squadre più straniere di questa categoria della C1 di quest'anno, visto che Bernal, Perez, Ramirez, questi sono i cognomi di alcuni giocatori del Cisterna. Ultimi minuti di warm up. Il Minturno ha i nomi, il Cisterna non li ha i nomi, quindi sappiamo che c'è l'11 a porta, quindi già questo è una cosa insolita da vedere. 4, 9, 19, 10 in campo e l'11 a porta. Andremo a inventiva. Tutto pronto per dare il via alla gara, che inizia in questo momento con il Minturno che controlla. Vanderlei la gioca su questo lato per Adriano in mezzo a cercare Brossi, portiere di movimento. Questa è la novità del Minturno quest'oggi, con Brossi che farà da jolly, potremmo definirlo così, il primo tiro, pallone che va fuori quando praticamente sono passati 8 secondi, pronti via, il pallone è subito messo al lato, Viera, il corner per lui, Texeira, Vanderlei fa girare il pallone per Viera. Murillo Viera, questo è il nome sulla maglia, ma è Viera il numero 19, lo chiameremo Murillo per comodità. Pallone battuto dall'Eco City, si viaggia per vie laterali, prova adesso l'Eco City a scappare via, non c'è fallo sul direttore di gara, allora si gioca ancora. Squadra del Cisterna che fa girare il pallone nella propria area. Sicuramente sarà un incontro abbastanza duro e subito il fallo per il Minturno, che trova il primo fallo personale. Pallone che sarà da far ripartire con l'Eco City. Palla che gira lungo la metrana, poi finta di tiro. Cisterna che dialoga, poi la chiusura di Texeira, sfera che resta lì, subito messa fuori. E pallone che dovrà ripartire per la squadra di casa. Adriano, si muovono i giocatori. Rientrato Brossi, è uscito Vanderlei. Murillo precipita a terra, c'è il fallo da parte del capitano del Cisterna, quindi pallone fermo, due squadre che dimostrano di essere prima e terza. Claudio, sì, due squadre che ovviamente storicamente
se ne sono date sempre sul campo. Cisterna ha una buona formazione, lo dimostra anche la queste prime fasi di gioco, possesso palla, qualità dei giocatori. Il Minturno sta cercando di studiare le prime fasi degli avversari. Certo, la qualità di gioco è alta, quindi ne vedremo delle belle, insomma. Pallone gestito dal Cisterna, che fa movimento nella propria metà campo, salvo poi cercare di affondare in velocità. Pallone che però resta lì. Murillo conquista il fallo laterale, allora i minturnesi potranno giocarla, mentre praticamente Vanderlei è sempre in piedi a guardare i propri giocatori. Adriano cicca il pallone, allora può ripartire il Cisterna con il proprio numero 9. Pallone messo in mezzo, Iborra può fare tranquilla la guardia e prendersi il pallone. Riparte Adriano. Adriano la gioca su Murillo. Brossi prova ad ubriacare l'avversario. Brossi nulla da fare, si ritorna indietro per Iborra che gestisce la sfera. Murillo lungo la verticale per Brossi, si cerca un varco, tutto chiuso. Allora il Cisterna prova a ripartire, palla a piede, il taglio a questa parte intercettato. Allora Iborra mette il pallone in freddo, fa ripartire Adriano, tutto chiuso. Intanto Brossi si perde questo pallone, messo giù. Iborra compie il miracolo quando siamo praticamente al 17° minuto. Piccole scintille in zona panchina del Minturno. L'arbitro invita tutti a sedersi. Segno che la partita è tiratissima. È stato un piccolo battibecco. Tanto viene ammonito Petronzio, unico ammonito di questa gara, ma sicuramente non sarà il solo. Siamo all'alba, già si vede il livello delle due formazioni e anche il nervosismo. Forse brasiliani e argentini a confronto, perché vedo che c'è non scorre buon sangue tra due stranieri, quindi potrebbe essere una regolamentazione di conti a nazioni. La prendiamo sullo scherzo, anche se è stato ammonito un italiano. Alla fine gli italiani hanno pagato dazio in questa piccola querella. Tutto ok, si riparte. Allora Adriano ovviamente si fa per scherzare, pallone messo fuori. Minturno che intanto ha mandato dentro Ruiz Garcia. La rimessa se l'è presa il Cisterna. L'arbitro non ha visto forse un tocco del Minturno. Lanci in avanti del Cisterna, giro palla, il taglio chiude tutto, Ruiz Garcia. Minturno che pressa altissimo adesso, pallone che lì al vertice dell'area, da Silva morde quasi le caviglie all'avversario. Pallone messo fuori e viene chiesto il primo time out della gara al 16:58, ancora da giocare e noi ci fermiamo un secondo. Si torna in campo, allora non ci sono cambi nel Minturno che tiene gli stessi in campo. Teixeira, anzi pallone giù, Ruiz Garcia messo giù. Brossi, Ruiz Garcia, Teixeira, da Silva. Tanto c'è un cambio nell'Eco City Cisterna. Pallone giocato per Adriano, troppo tempo per Ruiz Garcia, si arrabbia Adriano. Pallone messo fuori, può ripartire il Cisterna. Palla messa in avanti da Silva, chiude il varco, l'arbitro vede il fallo, chiama alla calma il direttore di gara. Rimane a terra il numero 9 della squadra ospite, salvo poi rialzarsi senza problemi. Fatto sta che ci sarà fallo, secondo fallo di squadra per il Minturno, mentre ferma a zero l'Eco City. In battuta c'è il numero 10 Bommati, capitano di questa squadra, Daniel Bommati. Posiziona i propri giocatori, Iborra, Bommati, il tiro impatta su Ruiz Garcia. Allora è pronto a riprendersi il pallone Carmona. Carmona cerca il dribbling, serve però Teixeira. Teixeira si accompagna, il pallone fuori, nulla da fare per lui.
bisogna tirare. Lì è arrivato in zona di tiro, bisognava tirare e basta. Ha fatto di tutto per perdere la palla. Vabbè, la partita è abbastanza tesa, per cui c'è questa possibilità che le squadre non capitalizzano tutto quello che in questo momento riescono a produrre. C'è ancora troppa tensione. Assolutamente, ma si vede che è un big match. Carmona mette in mezzo Garzia di testa, allontana però il pallone della Cositi. Bolmati per Carmona. Texeira, può ripartire Adriano, c'è il fallo su di lui, secondo, anzi terzo fallo per l'Eco City, che in meno di un soffio ha praticamente recuperato in falli il Minturno. Intanto c'è arrivata la formazione dell'Eco City, possiamo dire che in porta il numero 11 c'è Tesei, poi col numero 13 Valente Salvatore, col numero 18 Giacomo Tintisona, col 22 Alessandro Calabresi, col 9 Carmona, col 7 Paolo Bomillucci, col 4 José Perez, col 17 Catrofe Sanchez e col 10 Daniel Bonmati. Completa il quadro Bernal col numero 19. Sembra un po' uno scioglilingua, ma ovviamente più si sale di livello più ci sono giocatori stranieri. Pronto a battere Vanderlei, potrebbe cercare la punta verso la porta, preferisce giocarla però Brossi, la scaglia lui, pallone di poco al lato quando il cronometro segna il sedicesimo. Pallone lanciato in avanti, Adriano, frenata, la gioca su Da Silva, Garzia, la chiusura, Adriano non riesce ad arrivare, non c'è tocco del giocatore del Cisterna, quindi quando mancano 15 minuti e 50 da giocare Cisterna prova ad attaccare, 0-0 il punteggio. Bolmati, pallone che resta lì, aggredisce altissimo il Minturno. Tesei per un attimo pensava al tiro. Carmona la mette sulla corsa, Da Silva per un attimo sul pallone, poi impatta sul portiere Borra, ottima guardia per lui, chiude tutti i varchi. In questo frangente non ha permesso a Perez di poter trovare la via della porta. Bolmati, pallone giocato all'indirizzo della Cisterna, si lamenta Bolmati all'indirizzo dell'arbitro. Qui l'arbitro potrebbe alzare anche un cartellino per ripetute proteste. Intanto il tiro, Carmona, 9:34, Carmona porta in vantaggio l'Eco City Cisterna 1-0. Si torna a centrocampo. Tanto Vanderlei ha qualcosa da dire a Bolmati. Ne vedremo delle belle, anche perché Bolmati non le mandi a dire. Si gioca Da Silva per Murillo. Bolmati, addirittura applauso ironico a Vanderlei. Pallone strozzato lì, c'è corner. Pallone messo a lato, dovrà battere il corner Vanderlei. Dietro per Adriano, impatta contro Carmona, nulla da fare, non passa il pallone. Ci sarà rimessa laterale da battere per il Minturno. Adriano dietro per Murillo, si è liberato Vanderlei. Vanderlei rientra, poi il passaggio verso Murillo. Adriano, tutto chiuso. Allora, l'indietro per Murillo. Vanderlei tiene il pallone in mezzo a tre uomini, numero di Vanderlei, non riesce però a far filtrare la sfera. Pallone che è ancora giocabile, però Murillo prova a aggredire, riparte il numero 10 Bonmati. Pallone che resta fermo lì, poi ancora per Bolmati. Passaggio buono, taglia a metà il campo Bolmati, all'indietro Minturno che si è chiuso però in difesa.
sfera ancora all'indietro per il numero 10 Carmona per Molmati. Tanto cade e palla messa fuori. Tanto Molmati viene richiamato alla calma. L'arbitro richiama all'ordine i due giocatori. Qui ci vorrebbe un po' più di polso, un po' più di cartellini da... senza guardare i colori. Sì, effettivamente gli arbitri stanno lasciando molto giocare nel tentativo di far calmare l'incontro per evitare di inasprire una già la prima battuta, però secondo me stanno esagerando in campo e quindi è giusto che prima o poi qualche cartellino lo tirano fuori. Intanto Iborra sceglie bene, attende sull'uscio l'avversario, blocca il pallone, si riparte con Adriano. Adriano porta a passeggio la sfera, liberato Murillo. Adriano, dai, vai tra i due. Pallone messo fuori. Pallone giocato per Vanderlei quando mancano 13:25. 0-0 da Silva e colpo di tacco. Nulla da fare per lui, bello stilisticamente, ma non trova la via dalla porta. Sfera che dovrà ripartire per il Città di Cisterna. Tesei. Rilancio lunghissimo, il controllo di Carmona, pallone messo fuori. Vanderlei, già battuta per Adriano, cade a terra, c'è il fallo da parte del numero 19 Bernal. Potrà battere il Minturno un calcio di punizione, siamo al quarto fallo. Pallone fermo lì. Quando siamo al 13° minuto. Zero a uno il punteggio al momento. Con questo calcio di punizione che sarà a favore del Minturno. Brossi e Vanderlei, due dal piede caldo. Brossi al momento 6 gol in campionato, Vanderlei 4. Ovviamente abbiamo di fronte i due capocannonieri del campionato al momento. Brossi la bomba, Carmona la respinge lui. Rimessa ancora per il Minturno. Vanderlei, passaggio per Brossi. E indietro per Murillo. Murillo, il passaggio per Vanderlei, in mezzo, cade a terra Murillo, palla fuori, azione pericolosissima. Ammonito Molmati, ammonizione per lui. Primo ammonito anche per la squadra ospite, il capitano. Sei potrà far ripartire il pallone, un altro ammonito, bisogna calmare un po' la situazione, ci vuole un pompiere. Allora diciamo che la gara è sentita, quindi di conseguenza nessuno ci sta. Il Minturno, avendo subito il primo gol, ora avendo subito una fase di gioco abbastanza concitata a favore degli ospiti, non ci sta, quindi ha alzato il ritmo. Gli altri hanno fatto valere la qualità tecnica e l'hanno messa un po' sulla bagarre, il Minturno se l'è trascinato sulla bagarra. L'arbitro ha lasciato correre troppo e ora sta perdendo il controllo della gara. Tanto il pallone giocato, Molmati prova a nascondere la sfera, le prese con Murillo, all'indietro su Carmona. Pallone girato, sfera persa poi Vanderlei. Palla che resta lì, non filtra Murillo. Ultimo tocco il suo, non riesce a gestire. Sfera che termina fuori. Ripartenza del Città di Cisterna, Murillo. Fallo da parte del numero 4 Perez e si alza un altro cartellino. Ammonito anche Perez.
calcio di punizione, va fuori Murillo, va dentro Panata Tomaz. Tanto Murillo è riuscito a guadagnare due cartellini gialli per gli avversari in questo frangente, e su due giocatori abbastanza particolari. Sì, adesso si è ribaltata praticamente la situazione, è il Cisterna che sta cadendo nella rete del Minturno, quindi il Minturno sta facendo innervosire gli avversari e quindi sta ottenendo, la situazione falli a proprio favore per il tiro libero più gli ammoniti, quindi in questo momento la fase di gioco è a favore del Minturno. Però ripeto, è sempre una brutta gara fino adesso, perché è basata molto sull'aggressività, fisicità, e quindi al discapito dello spettacolo. Vanderlei, vediamo se va con la bomba, e pallone deviato fuori, chiude il Cisterna. Pallone che sarà da giocare per Vanderlei e compagni, botta per lui, sfera fuori. Ancora il Minturno però in attacco, il corner battuto all'indietro per Brossi. Brossi porta a passeggio il pallone, c'è Panata in aiuto, Adriano si accontenta del fallo laterale. Adriano la gioca per Brossi, in mezzo a tre uomini praticamente Brossi, Adriano per Panata, Adriano in avanti a cercare Vanderlei, nulla da fare, rimessa ancora però a disposizione del Minturno. Adriano passaggio in avanti, però sbaglia in questo caso, pallone per Bormati all'indietro a cercare supporto sul numero 4, poi Carmona, trattava di Perez il numero 4, giropalla del Cositi. Alto livello oggi la gara, Perez in avanti per Bormati che gode una certa libertà, il passaggio in mezzo per Carmona, nulla da fare, sfera che si spegne sul fondo. 11:26, il campo comincia a soffrire di umidità, 0-1 a favore della squadra ospite. Un turno che gioca con Adriano, Adriano, Panata, Brossi e Vanderlei. Brossi nasconde il pallone ma era già terminato fuori. Allora ha chiesto un altro time out, questa volta a favore della Cositi Cisterna. Un Minturno che è sotto 1-0, il gol è stato di Carmona quando praticamente il cronometro segnava la quindicina. Da lì in poi le due squadre se le sono date di santa ragione, ma praticamente si è giocato tantissimo e hanno ben d'onde. Ci sono state tre ammonizioni fino a questo momento, Petronzio nella panchina del Minturno, mentre ci sono Bormati e Perez che devono dosare adesso la tensione agonistica per il Città di Cisterna. Ovviamente il Città di Cisterna deve in tutti i modi quest'oggi portare a casa per fare il salto di categoria, diciamo così. Scavalcherebbe il Minturno con la vittoria, il Cisterna si porterebbe in prima posizione compagnia dell'Ital Pool. Pallone che sarà a giocare subito in campo Perez, Adriano prova a marcare, intanto è entrato il numero 7 Bortolomucci. Perez non fa filtrare il pallone, Vanderlei lo blocca sul nascere, sfera che resta lì. Allora Perez da questa parte, il numero 17 appena entrato in campo, Catrofe, Bormati alle prese con Panata. Ancora giro palla, Bartolomucci non intercetta, sfera che resta lì, Adriano lotta, alla fine la rimessa del Minturno. Da Silva per Vanderlei, tiene il pallone giocabile, ancora da Silva, Vanderlei tiene a debita distanza Perez, la gioca per Da Silva, cerca l'accelerazione del Minturno, Panata lascia sul posto da Silva, non riesce a passare. Ancora Da Silva, 10:20 da giocare, buona parte del primo tempo è ormai andata via, si gioca per Da Silva, cerca di accentrarsi, deviazione, ancora corner per il Minturno. Chiama lo schema Vanderlei, vuole il movimento dei suoi, ovviamente c'è tensione agonistica che è un po' scemata in questo frangente, segno che le due squadre comunque stanno ragionando sulla gara. Teixeira non riesce a fare quel passo in più che l'avrebbe portato al tiro, contro Tesei. Iborra, l'anticipo secco su Vanderlei, sfera messa fuori, dovrà giocare il pallone da Silva, la gioca sul portiere spagnolo, Iborra, da Silva per Vanderlei, la lascia sul posto, quasi una Rairi, Bormati, la gioca Iborra,
chiude tutto. Sfera fuori, non va a fare il Cisterna. È un Mintuno che comunque deve tanto al suo portiere, sta chiudendo in momenti decisivi. Sì, se vogliamo dire uno dei migliori del Mintuno è proprio il portiere, perché fino adesso ha negato almeno 4 palle sicure in rete e quindi il risultato poteva essere anche diverso. Di contro il Mintuno non riesce a concretizzare in attacco, quindi i limiti punto offensivi si denotano. Del resto sta giocando la migliore squadra con il quoziente d'attacco forte contro quella che segna di meno, però capitalizza quelle poche palle che riesce a mettere in porta. Infatti in fase di presentazione dicevo 28 gol segnati per il Cisterna, 19 subiti, segna tanto ma subisce altrettanto, mentre il Minturno ne ha fatti 18, ma 18 valgono 12 punti in classifica. Sì, ne segna poco però riesce a capitalizzare. Ora ecco qua, ecco che finalmente arriva il pareggio, prova a termine una bella giocata. Quindi vuol dire che la difesa del Cisterna è vulnerabile. Adesso vedremo cosa succederà sull'1-1, è cambiato un po' la faccia della partita. Viera, Murillo mette l'1-1 in pareggio. Le situazioni tra le due squadre. Si torna a metà campo, che gol però che ha fatto Murillo. Penetrato nel cuore dell'area e ha battuto Tesei. Si parte con Perez. Bormati su quel lato di campo per Catrofe, ovviamente ogni pallone recuperato diventa un'esultanza per le due squadre, quasi a volerci essere a enfatizzare il gesto dei propri giocatori in campo. Pallone giocato su Carmona, Bormati taglia tutto per Catrofe, dietro per Perez. Perez chiama in causa Carmona, gli lascia un attimo di spazio a Triano, poi Borra tranquillo, il pallone arriva docile per lui. Si parte verso Murillo, Murillo per Da Silva, il lancio in avanti, non può arrivarci Murillo in quel caso. Sfera che si perde ed è già ripartita per il Città di Cisterna. Perez cerca di accentrarsi, trova il varco per tiro, Iborra, ancora una parata decisiva per lui. Problemi adesso per il portiere del Minturno, una gran bella botta. Ovviamente il pallone fa male a quella distanza. Anche perché tirano veramente delle sassate, quindi l'ha presa nell'addome. Però ecco, ripeto, ancora una chiusura del portiere vincente, ha chiuso lo specchio della porta, solo che questa volta l'ha presa nella bocca dello stomaco, quindi è un attimino infortunato. Però ripeto, la partita finalmente si è messa sul binario giusto, più qualità di gioco e meno rissa in campo. Sembra che le due squadre vogliano rifiatare, magari ragionare, e quando hanno iniziato a ragionare sono visti il bel gioco, sono visti anche i gol. Il Mintuno adesso l'ha messa in pari. Sì, il cartellino gialli che ha tirato fuori gli arbitri in sequenza ha messo a posto un attimino la gara, cosa che magari avrebbe dovuto fare un pochino prima, perché stava perdendo il controllo della situazione. Fortunatamente si è messa sul binario giusto, anche grazie alla collaborazione ovviamente dei protagonisti sul terreno di gioco, che hanno capito che non era una buona soluzione quella di metterla sulla bagarra. Quindi adesso il Minturno sta ragionando, loro condividono il gioco. Penso che sia adesso una bella partita da vedere. Pallone a battere per il Cisterna, in mezzo salva tutto Adriano, deve sbricare la matassa Vanderlei. Murillo, palla messa fuori su schema di Vanderlei. Bisogna stoppare il cronometro. Chiedeva Vanderlei un attimo di sospensione perché è bagnato a terra. Ovviamente quando il campo è bagnato bisogna assolutamente asciugarlo, perché un minimo passo falso porterebbe i giocatori a rischio infortuni, anche perché in velocità è difficile mantenersi in piedi. Minturno con Adriano, Murillo, Da Silva e Vanderlei ovviamente. Il pallone è messo fuori da Murillo. Palla che praticamente non trova un proprietario. Se ci sarà una contesa, allora Da Silva restituisce il pallone, la mette fuori. Bormati
Perez lascia sul posto del Bommati in avanti a cercare l'attacco del numero 9 Carmona, rimane sul posto, in due a terra, il fallo di Da Silva, fallo di Da Silva, quindi calcio di punizione a favore del Cisterna. 7:21 da giocare, 1-1 il compito del punteggio. Bommati a battere il calcio di punizione. Bommati vuole i suoi movimento. Calcio di punizione da battere, sale la tensione ovviamente, la Bommati la gioca su Carmona, dai e vai tra i due, Perez lancia in avanti, lo schema per la squadra ospite, nulla da fare, si chiude bene in turno, Perez cerca il varco, filtra il pallone, poi Van der Ley può puntare Carmona, il tiro di Van der Ley smorza Carmona, Perez da questa parte per Catrofema, nulla da fare, sfera fuori a fare per il numero 17 Adriano, pallone già battuto per lui, giro palla minturno, 1-1, 6:51 da giocare, Viera per Adriano, Adriano ancora per Murillo, bello il movimento di Murillo, poi non filtra il pallone, ultimo tocco proprio di Murillo, dovrà battere Bommati, gioca su Carmona, pallone che torna poi al mittente, va il capitano del Cisterna, Adriano sceglie bene il tempo, bisogna asciugare di nuovo il parquet, pallone messo fuori da Adriano che però ha praticamente lasciato la scia del suo passaggio. Certo, il prato sintetico questo problema non ce l'ha. Però è una delle poche cose. Poche cose, sì, sì. Vabbè, del resto un gioco veloce solo sul parquet si può vedere. Però sintetico rallenta parecchio. Questi livelli solo il parquet può permettere di determinare le giocate, anche perché si sta assistendo a giocate abbastanza importanti. Si attende l'ok per ricominciare a giocare. 6:26 da giocare. Pallone che riparte, Perez per Bommati, Perez finta, poi ancora per Bommati, in avanti per Carmona, pallone altissimo di Carmona, messo fuori, dovrà ripartire il minturno con Adriano che la gioca su Da Silva, Viera, fallo di Perez, quinto fallo superato e quindi sarà il tiro libero per il minturno. Tiro libero per il minturno, bravo in questo caso Murillo che ha nascosto il pallone all'avversario, guadagnando il penalty pesante. Van der Ley si incarica lui della battuta, Van der Ley contro Tesei, Van der Ley pronto al tiro, parte il pallone, Tesei non ci arriva, cambia il punteggio, 2-1 l'esperienza di Van der Ley porta in vantaggio il Minturno, cambia il risultato, allora 2 Minturno, 1 a Cositi, mancano 6 minuti da giocare, si riparte, il Cisterna deve stare attento perché ogni fallo manda al tiro il Minturno e sono tiri pesanti. Giuseppe, mancano 5 minuti al termine dell'incontro e ci hanno il bonus del minturno, quindi potrebbe veramente sfruttare adesso la situazione per capitalizzare al meglio. E infatti vedi già che il minturno corre velocissimo, Murillo, Tesei devia lui, mette il pallone fuori, ma che rischio o che bravura, potremmo dire così, in questa parata. Carmona, passaggio in avanti, non filtra il pallone, Murillo, para Tesei. Pallone per la Cositi, ma terminata fuori la sfera di Bommati. Si scaldano di nuovo gli animi. Pallone per Adriano. Finta di tiro, Brossi. Il tiro in mezzo a Bommati, stoppa lui. Potrebbe partire addirittura da solo Bommati. Preferisce ragionare.
passaggio arriva a Perez. Ecco City che Carmona, finta di tiro, la chiusura di Murillo, concede il corner. Bravo Carmona che si è liberato di Adriano, l'ha mandato a vuoto. Pallone che sarà da giocare dalle Cositi con Bammati, il capitano. Numero 10. Bammati, bisogna asciugare il parquet. Si chiede un po' di celerità, vabbè, fa parte del gioco. 4-5-6, anche perché potremmo stare fino a stasera con questa gara. I 4-5-6 sono minuti regolari da giocare, quindi non si può. Pallone battuto, l'arbitro dice che si deve ripetere. All'indietro per Carmona, il tiro chiude il minturno. Ancora in corner, deve cercare di uscire la squadra di Vanderlei adesso da quello spicchio di aria. Bammati ancora per Carmona, dimostrare di poter avere le finte. In mezzo a due, Bammati. Ancora verso Carmona, Murillo per un attimo recupera. Perez, Brossi, chiude lui. La ripartenza di Brossi, la bomba e para Tesei. Ottima parata del portiere che ha dimostrato ancora una volta prontezza nel deviare il pallone. Che paratoni che sta facendo anche Tesei, si è ripreso un po' il posto che gli stava togliendo Iborra. Sì, effettivamente adesso negli ultimi due minuti ha fatto tre interventi veramente eccezionali, compreso quest'ultimo, quindi il portiere dall'altra parte c'è, ma il Minturno che sta salendo in gattera in questo momento e il Cisterna che ha difficoltà. Minturno che ha alzato i ritmi cercando di sfruttare il bonus, intanto Adriano Murato. Il Cisterna è al bonus, quindi ogni fallo manderebbe il Minturno ai tiri liberi e questo lo sa Vanderlei, quindi vuole maggiore velocità dei suoi, vuole più intensità, quasi a costringere gli avversari al fallo. Ci sta resistendo però il Cisterna a questo tentativo. Ovviamente sono tanti gli schemi nel calcio a 5 che si mettono in atto. Da Silva a battere, pallone verso Brossi che lo tiene lì praticamente, poi lo scambia verso Adriano. Adriano in diagonale per Da Silva, tutto chiuso, torna sui propri passi, non riesce a far filtrare la chiusura. Poi Carmona tiene il pallone, Brossi gli lascia un po' spazio e poi Brossi, c'è il gol di Carmona, non riesce a chiudere e al 34esimo Carmona rimette in pari le cose 2-2. Ha chiuso sulla partenza Brossi e Carmona ha dimostrato, come già aveva fatto, di avere ottime gambe e di poter muovere il pallone e nasconderlo all'improvviso. Brossi, pallone messo fuori, dovrà giocarla però il Minturno a guadagnare un calcio d'angolo. 2-2 il punteggio ora. Da Silva, pallone attaccato al piede, cerca il varco, non la fare per lui, eccede nel dribbling, si porta il pallone fuori. Perez verso Bammati, pallone per Adriano, se lo trascina fuori, pallone che si è alzato, fuori Adriano, dentro Vanderlei, esce arrabbiatissimo Adriano per il gol subito probabilmente, che ha rimesso in pari le cose. Bammati prova a nascondere il pallone, Perez, sfera ancora di Bammati, si libera bene, è arrivato al supporto Carmona, ancora per vie centrali, un scambio su Bernal. Carmona prova a liberarsi, Carmona che ha segnato il suo 11° gol in stagione. Perez, Bernal, passaggio a cercare Perez, quella Bammati, Carmona, giro palla adesso del Cisterna che nasconde il pallone al Minturno. Pallone spazzato via da Silva,
squadra ospite a gestire la sfera. Balmati di qua per Carmona, lo stretto per Bernal, da Silva recupera il pallone, tentativo di tiro e poi Luis Garcia si mangia un'occasione netta. Quando manca 1.54, nulla a fare per Garcia, ovviamente il pallone era velocissimo ma lo spagnolo non è riuscito a correggere verso la porta di Tesei. Bernal tiene il pallone, arriva la Silva, poi si riprende il pallone a squadra ospite con Valente. Bernal mette il pallone fuori, non c'erano alternative. Vanderlei verso Brossi, la gioca su da Silva, tiro di da Silva, tutto chiuso. Viene Vanderlei al momento in gol per il minturno, Brossi cerca la botta, non la fare, Valente mette fuori. Vanderlei per Brossi, lo marca Perez, Vanderlei non trova il varco, poi si perde il pallone, può partire allora Bernal, giocatore a terra e c'è il gol di Perez, mette dentro Perez. Arahiri del minturno col pallone perso da Vanderlei e arriva il giallo per Iborra, munito anche lui. I due portieri ammoniti, Petronzio e Iborra, mentre il punteggio cambia 2-3, avanti il Cisterna ora, mentre ha avuto la peggio Bernal nello scontro contro Iborra. Si torna a metà campo, Brossi da Silva, se la gioca su Vanderlei, ancora Vanderlei cerca il varco, prova a ubriacare gli avversari, la porta sul sinistro, ancora Vanderlei cerca di dare il tuo al pallone, poi Ruiz non riesce a gestire, la mette fuori da Silva, però meno di un minuto da giocare, va fuori Vanderlei, va dentro Teixeira, pallone battuto per Balmati su Valente, Brossi prova a rubargli il pallone, sfera che resta lì e c'è il fallo però del minturno, quinto fallo anche per i minturnesi. Ogni pallone manderà al bonus anche la squadra ospite. Pallone giocato su Balmati. In 5 minuti a disposizione Minturno non è riuscito a farsi fare un fallo per andare a tiro libero, anzi ha subito il gol, ha subito il gol, quindi manca una strategia poi su quella situazione, dovranno lavorarci su. Pallone battuto per Iborra, bisogna ripetere perché era molto più arretrato il pallone, da Silva va lui a giocarla, Iborra per Brossi, cerca di accentrarsi Brossi, para Tesei, poi il pallone scivola sui piedi di Luis Garcia, ancora una parata del portiere della squadra ospite. Balmati tocca da Silva, non c'è fallo, tutto pulito secondo il direttore di gara. Perez la gioca lui, lancia in avanti, buono lo stop a seguire del giocatore della squadra ospite, si trattava ovviamente di Bernal, a terra Adriano, Bernal chiama il giocatore ad alzarsi, Brossi cerca la botta, Brossi palla fuori, intanto provoca Adriano Bernal. Bisogna stare calmi, si alzano le panchine, 5 secondi prima di andare a calmarsi negli spogliatoi per un tè caldo, ovviamente le due panchine sono belle vive. Vediamo se bisognerà asciugare il parquet. Tanto l'arbitro
allontana un dirigente del Minturno. C'è già un'espulsione, un dirigente del Minturno. Asciugato il parquet, ma si attende ancora l'ok per poter giocare. Il punteggio, non so se è stato ammonito anche Carmona. Si attende ancora l'uscita del dirigente. Sembra tutto ok. Si può ricominciare a giocare. Si attende di poter ricominciare a giocare quando mancano 5 secondi. Vanderlei va i suoi. Pallone si è lì. Tesei lancia in avanti. Scivola da Silva, per un attimo non trova la pille sul pallone, fuori la sfera, fermi tutti, 2-3, si va a riposo con la squadra ospite in vantaggio. Carmona, Viera, Vanderlei, ancora Carmona e Perez, questi i marcatori per le due formazioni. Tutto pronto per vivere gli altri 20 intensi minuti di questa gara che vede coinvolto Minturno e Cisterna. Al momento il Cisterna è avanti di un gol, 2-3 il computo del risultato. Inizia in questo momento la partita con il Cisterna ovviamente che attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi. Bernal, Valente, Bonmati e Perez, oltre ovviamente al portiere Tesei in campo per la squadra ospite, mentre il Minturno con Brossi, Murillo, Da Silva e Adriano. Noi abbiamo ovviamente escluso un'altra volta il portiere Iborra perché di solito cambiano raramente. Adriano, buono il suo tiro, scalda le mani al portiere ospite. Da Silva mette un pallone in mezzo, prende di Perez, poi partire la squadra ospite per Mati, il pallone poi raffredda tutto, dialoga con Valente, cerca il varco Valente, sfera che resta lì. Murillo caccia il pallone, poi si intromette, sfera lancia avanti, Adriano accompagna comodamente fuori. Sfera subito gestita Perez per il numero 19 Bernal. Bernal cerca il varco, Bonmati lascia proseguire, praticamente quasi un passaggio a se stesso. Perez, da Silva rompe in difesa, va in attacco Bernal, chiude il varco in avanti a cercare Bonmati. Chiama il pressing Vanderlei. Bernal salito in cattedra, ha avuto anche una botta, nulla di grave per lui nel corso del primo tempo. Perez va al tiro e c'è il gol di Perez, 1-35. Perez mette il risultato sul 2-4, complicando la vita agli uomini di Vanderlei. Adesso dovrà inventarsi qualcosa il Minturno. Minturno che fin qui aveva solo avuto vittorie. Neanche il Cisterna ha mai perso in campionato. Un solo pareggio nel corso di questo inizio di stagione. Intanto la Silva, ancora una parata del portiere. Contro la Vigor per Conti, 4-4 nella seconda giornata di campionato. La Silva mette la botta, palla fuori. Sfera che sarà da giocare ancora per il Minturno, che prova a stringere il Cisterna nella propria area di competenza. Poi si apre a vantaggio la squadra in maglia bianco-blu. Adriano avanti per Murillo, in mezzo a due uomini c'è il fallo, primo fallo di questo secondo tempo. Si arrabbia Perez.
fallo in una posizione abbastanza importante. Subito va Vanderlei a prendersi l'incombenza del tiro tra lui e Brossi, piedi caldissimi. De Sei va a piazzare i suoi, tanto Vanderlei prova a guardare, poi dà l'ok, tirerà Brossi. Parte Brossi, botta per lui, alto, sopra la traversa, nulla da fare. Tra l'altro sicuramente realizzazioni più felici Brossi. Intanto Adriano Tesei, il pallone lanciato in avanti, Valente lascia per Bommati, il tiro di Bommati, sfera fuori, ma fioccano le occasioni per il Cisterna. Murillo, sfera per Adriano, passaggio in avanti per Vanderlei, si gira Vanderlei, para Tesei, passaggio subito in avanti per Valente, si gira, nasconde il pallone a Murillo. Iborra, buona la sua parata. Brossi la gioca su Murillo, Adriano porta a passeggio la sfera, la passa su Murillo, il tiro di Murillo, Valente alza il muro, concede il corner, 2-4, Minturno subito punito in partenza di secondo tempo, adesso sotto di due gol la squadra di Vanderlei. Adriano, Vanderlei lascia proseguire Murillo, il tiro e c'è il gol! Murillo! Sotto ancora di uno il Minturno, ma adesso è 3-4. Sì, veramente ha capitalizzato al meglio questo calcio da fermo il Minturno, con una bellissima combinazione offensiva che non ha potuto proprio nulla la difesa. Quindi niente, si rigioca. Sotto ancora di uno però. Sì, sotto ancora di uno, però con un clima diverso fortunatamente. Pallone per Vanderlei, la gioca per Adriano, il no look taglia l'aria, ma nulla da fare per Adriano, vicinissimo di un soffio Adriano Teixeira a mettere le cose in pari e riaprire la gara, che al momento vede ancora il Città di Cisterna, anche se in posizione meno dominante della precedente, ma in avanti nel punteggio. C'è la chiusura di Brossi, rimessa che sarà del Minturno, che potrà giocarla con Brossi. Va verso Adriano Murillo, due reti per lui quest'oggi. Vanderlei qui si sbaglia nel passaggio, serve Balmati che si rifugia su Tesei, il portiere mette in difficoltà il Cisterna, il Minturno, ma distica bene la matassa Perez, poi per un attimo si perde il pallone, Vanderlei non riesce a tenerlo incollato al piede, Perez non ha altro modo per rifugiarsi in calcio d'angolo. Qui Adriano aveva sbagliato, l'arbitro dice fischio io e qui comando io, calma a Perez che è già ammonito. 3-4 il punteggio, dovrà ribatterlo ovviamente il Minturno quando mancano 16-12. Pallone per Murillo, Adriano scambia proprio per Murillo, prova il dribbling Murillo, per un attimo filtra il pallone, si accontenta del fallo laterale, Murillo battezza male però il pallone perché l'ultimo tocco era il suo, quindi ripartenza per la velocità di Bernal, pallone messo fuori, deviazione di Murillo, ma ancora pericolo, allarme rosso in area del Minturno, in ripartenza il Cisterna è sempre pericoloso. Nekositi che ha giocatori di categoria, lo sta dimostrando questa partita tiratissima, Minturno che fa sempre partite abbastanza tirate. Bommati, Bernal la gioca su Perez, va il numero 4, si intromette Vanderlei, parte in velocità, taglia il campo, palla fuori, c'è corner per Vanderlei, un po' di dubbi in questo caso, io non l'ho vista in angolo, fatto stare l'arbitro, voce unica, pallone per Vanderlei, la botta, pallone che schizza fuori, la rimessa si incarica ancora una volta Vanderlei.
pausa scopettone, bisogna asciugare il parquet in zona T6. 15 e 19 da giocare in questo secondo tempo. In avanti c'è ancora però il Città di Cisterna in una partita veramente bella. Era la partita di cartello, sta dimostrando pienamente quello tra Minturno e Cisterna. Si attende l'ok del direttore di gara per poter ricominciare a giocare. Adriano dialoga con i suoi, ovviamente si cerca la soluzione, la via che porti al pareggio. Arriva in questo momento l'ok, pallone verso Adriano, in qualche modo si concretizza, poi tiro per Iborra, si alza tutto il Cisterna. Adriano, arriva Murillo da Manforte, Brossi verso Murillo, Adriano, Brossi lascia filtrare il pallone, Bonmati si prende il pallone, Adriano rompe lui a metà, passaggio verso Vanderlei, in mezzo a Murillo, anticipa tutti Bernal, scelta di tempo ottima per Bernal, mentre frana a terra Murillo, non riesce a intervenire sul pallone. Murillo che non è al 100% della forma, problemi di pubalgia. A terra ora Murillo. 14 e 50, bravo Bernal che praticamente è come se avesse segnato un gol salvando questo pallone. Speriamo che non sia una grossa perdita quella di Murillo, che fin qui ha inciso per due gol per la squadra di Vanderlei. Problemi a linguine proprio per Murillo, mentre va dentro Corrente, fuori Borra. Questa è la scelta di Vanderlei che cambia il portiere, mette il portiere under, quasi costretto dai regolamenti Vanderlei a questa scelta sanguinosa, perché Borra fin qui ha dimostrato di avere ottime parate. Sì, bisognerebbe capire che tipo di situazione ha creato Vanderlei durante l'allenamento per poter fare questo tipo di cambio oltre che il regolamento, perché no, Murillo è l'unico under in campo, quindi ci vuole un altro under in campo, sì, è costretto. No, dico sono solo questi due gli under in rosa oggi? Vabbè, c'è anche Garzia che può giocare da under, quindi questa è la scelta, tenere i quattro di movimento in campo. Esatto, io invece avrei fatto un altro tipo di cambio, però l'allenatore è Vanderlei, quindi... Tanto Carmona cerca il sombrero, non glielo permette Augusto, commette poi fallo da Silva. 3-4 il punteggio, 1-1 il computo dei falli. Va in battuta Ruiz Garzia, l'altro under in panchina per il Minturno. Tanto Vanderlei tocca quel tanto che basta per anticipare Carmona. Sfera fuori, Bonmati a battere il pallone, 14-21 da giocare. Tanto Adriano e Carmona richiamati, l'arbitro richiama soprattutto Carmona, Gil Andres Carmona, classico brasileiro, sente già dal nome. Però in avanti per Bonmati, Bonmati in avanti, sceglie bene il tempo corrente, si prende il pallone Vanderlei. Adesso il Minturno dovrà stare più attento in difesa. Brossi cerca il varco, non lo trova, Vanderlei ancora in possesso di palla, cerca il varco lui, lo passa a Brossi, patata bollente, Brossi si trascina però il pallone fuori, tutto chiuso per lui. Un pareggio che comunque non scontenterebbe nessuna delle due, ovviamente non possiamo darla ai punti. Ci
città di Cisterna cerca i tre punti quest'oggi, l'ha dimostrato praticamente dall'inizio della gara, di non voler lasciare il passo a Vanderlei e compagni. Sfera verso Adriano in mezzo, Brossi, la girata bellissima, però il pallone che resta lì non impensierisce Tesei. Si riparte già dall'altra parte, ma Carmona si allunga il pallone che termina fuori. Sarà da giocare per Corrente, che deve lanciare lungo su Brossi. Brossi porta a passeggio la sfera, poi prende Adriano in controtempo. Sfera verso Perez, già giocata. Nasconde per un attimo Bernal. Prova a partire il Cisterna, poi Brossi, bomba, Tesei. Ancora un tiro che impensierisce il portiere, la mette fuori, ma il pallone era veramente forte. Subito battuto da Silva, addomestica il pallone. Adriano, finta, poi ancora dietro per da Silva. Cercava Vanderlei. Cercava Brossi Vanderlei, non si è alzato il suo giocatore numero 7, non ha trovato la via dalla porta, poteva essere veramente un'occasione importantissima. Tesei, lancio rugbistico, Carmona e poi Corrente ci mette una pezza. Quando il pallone si alza così è difficilissimo tenerlo d'occhio, anche perché Carmona è molto più alto di Corrente, l'ha anticipato secco. Sì, sicuramente la prestanza fisica di Carmona è veramente eccezionale, ma anche qualità e intelligenza come giocatore, si vede che è di altro livello. È stato fortunato il portiere che alla fine si è avveduto di dove dava il pallone e l'ha salvato. Però da sottolineare la parata del portiere del Cisterna che ha negato un gol praticamente a Brossi, fatto. Calcio d'angolo da battere per la squadra ospite, Perez. Batte fuori verso Carmona, il tiro di Carmona, perde la via dalla porta, nulla a fare per lui. Pallone che dovrà ripartire per Minturno, ovviamente il Cisterna tenta di scaricare il cronometro. Pallone per Adriano, in avanti per Panata Thomas che è entrato al posto di Brossi. Panata di poco al lato, impensierisce Tesei, va subito al rilancio. Carmona mette in mezzo da Silva, domestica la sfera, torna lo stesso Carmona, ha in linea per Perez. Carmona, perno adesso dell'attacco della squadra ospite, da Silva, sfera messa fuori, ultimo tocco della squadra ospite, da Silva, ancora Carmona, allarga le leve. Sfera che sarà da giocare per Vanderlei e compagni. Va il numero 9 a muovere la sfera, cercare Adriano. Carmona intuisce tutto, arriva un altro pallone in campo. Dovrà ripartire il Minturno questa contesa, che però ridona il pallone al Cisterna. Sfera che torna a Tesei, che la lascia scivolare fuori. Dovrà giocarla Perez. Giocata per il tocco di Bernal. Carmona di testa, Bernal non può arrivarci. 11:39, quasi scappato via questo secondo tempo, ancora un quasi la metà da giocare. Ovviamente il ritmo è altissimo. Vanderlei, Panata Thomas, Adriano e da Silva in campo per il Minturno, oltre a Corrente che ha rilevato il Borra. Da Silva non riesce a tenere il pallone giocabile, mentre lì sul fondo vedete ancora Murillo, problemi ancora per lui. Perez, ovviamente, oltre Carmona che adesso si presenta tu per tu, Corrente, parata del portiere del Minturno, grande parata di Corrente.
Allora quindi ha azzeccata la mossa di Vanderlei di mettere l'under in porta, quindi si è esibito adesso una difficilissima parata. Bravo questo ragazzo. Non ha avuto nessuna paura e ha evitato un gol quasi certo. Carmona era pronto quasi a punire il Minturno, punizione che sarebbe stata eccessiva probabilmente in questo frangente. 3-4 che persiste in questo frangente. Vanderlei va a dare indicazioni ai suoi. Dovrà battere proprio la squadra del mister in maglia numero 9. Vanderlei la gioca per Da Silva. Adriano porta a passeggio il pallone. Ancora Adriano, pallone per Da Silva in mezzo. Brossi gira a T6, risponde ancora presente. Pallone già dall'altra parte, c'è il gol, rimane a terra corrente, problemi alla testa per lui. C'è il gol di Carmona con corrente che rimane a terra, azione concitata, fatto sta che c'è il gol della squadra ospite, l'arbitro non ha visto nulla. Cambia risultato 3-5, mentre si è rialzato Murillo, comincia a corricchiare, potremmo dire così. Problemi anche per corrente che resta a terra stordito. Pallone che dovrà ripartire ovviamente dopo la pausa. Corrente sembra ancora stordito. Problema alla testa per lui, botta alla testa. Si è rialzato il portiere del Minturno. 10:56, 3-5. È tutta in salita adesso per il Minturno contro il Città di Cisterna. Riparte Adriano, prova ad ubriacare gli avversari, T6, mette fuori, subito battuta, ma l'arbitro non è d'accordo, bisogna riposizionare il pallone. Adriano all'indietro per Da Silva, stoppa il pallone, poi si porta la sfera a passeggio, si rifugia all'indietro su corrente, Vanderlei di testa, T6, ancora una parata. Fioccano le occasioni. Pallone messo fuori. Brossi da Silva, Adriano e Vanderlei, mentre si è riaccomodato in panchina Murillo. Da Silva prova a cercare il varco, tutto chiuso in mezzo per Brossi. Pallone che resta lì, Brossi cerca il sinistro. Da Silva, Vanderlei prova la botta, mura tutto Bernal che si galvanizza della propria giocata. Sfera ancora in avanti da Silva, non c'è un attimo di tregua. Bommati classe 95, Bernal classe 97, questi i giocatori del Città di Cisterna. Intanto Vanderlei mette dentro il destro che fulmina a T6, 4-5, Vanderlei. Riporta in prossimità il Minturno e time out chiesto dalle panchine per poter ragionare. Un punto sotto, un gol sotto il Minturno quando sono scarsi 10 minuti da giocare. Vanderlei però ha dimostrato di poter accendere la partita in qualsiasi momento. Questi gol possono accendere la partita perché sembra facile segnarli. No, anche perché segnare sul 5-3 a 9 minuti dalla fine in una situazione di partita molto difficile e fare un tipo di gol di questo tipo, cioè con un grado di difficoltà ed è esaltante, accende sicuramente adesso la partita. Quindi adesso il Minturno sicuramente vorrà fare il pareggio, il Cisterna dovrà cercare di contenere l'azione del Minturno e ripartire in contropiede. Vediamo un attimino, ecco perché l'essenza di questo time out chiesto proprio sul gol.
Falli sono pochi, 1-2, praticamente si è calmata la partita e ne ha goduto lo spettacolo. E beh, adesso vediamo qualche colpo veramente di qualità di gioco e tecnica che l'abbiamo chiesto dall'inizio della partita. Finalmente si è messa nel versante giusto, adesso si comincia a giocare. Però non dimentichiamo che c'è un attimino di fase in questo momento concitata, per cui è facile che i nervi risaltano. Carmona gli ruba il pallone Adriano e qui Carmona butta in aria il tavolo dell'arbitro, addirittura lo fa volare via, poi frana a terra. Ha smontato tutto in questo caso Carmona, si è rialzato, nulla di grave. Calcio di punizione comunque per la squadra dell'Eco City Cisterna. Ha recuperato il giocatore del Minturno per stare in fortuna? Sì, si è risieduto in panchina Murillo, ma non sembra Vanderlei al momento volerlo sfruttare, mentre l'arbitro apparecchia un po', risistema la situazione, tutto la peggio. Perché è volato di tutto, penna, di tutto, tavolo. Ha perso un po' la brocca in questo caso Carmona. Palla a terra. Si potrà ricominciare. Si parte ora Balmati verso Perez. In avanti, frana a terra Carmona, le prese con Adriano. Non la fare, si riparte allora da già dall'altra parte con Da Silva. Mette in mezzo verso Vanderlei, si gira, trascina il pallone Vanderlei. Mette a sede di sé che si rialza prontamente. Tutto è chiuso, non poteva fare altro in quel caso Vanderlei. Ha perso una giocata. Beh, aveva fatto una buona virata, doveva tirare in porta di punta rasoterra, ha perso l'attimo e ha sprecato questa azione. Adesso vediamo un attimino come va. Adriano, fallo di mano per lui. Evita la ripartenza, subisce l'ammunizione. Abbastanza giusta, perché il Cisterna sarebbe partito in velocità a 200 all'ora verso la porta di corrente. Tesei allora può giocarla. Terzo fallo per il Minturno, secondo per il Cisterna. Fallo da giocare per Perez. Addirittura Carmona su corrente. Qui si impatta su Da Silva. Palla verso Brossi, preso in controtempo. Forse Da Silva doveva puntare direttamente alla porta. Fatto sta che qui Adriano anticipa bene Carmona, spera che termina fuori. Pallone fuori e rimessa che sarà per l'Eco City. In battuta con Perez. 9 minuti da giocare, Perez porta a passeggio il pallone, poi il passaggio di là verso Carmona. Ripresa con Adriano, lo punta. Dice di alzarsi il direttore di gara. All'indirizzo di Carmona, qui Bernal per un attimo conquista il pallone, stava puntando al tiro. Rimessa laterale, battuta per Bonmati e qui Adriano, se non stilisticamente perfetto, ma comunque ha fatto quello che serviva. Al limite proprio del regolamento tecnico comunque, perché ha fatto la scivolata con karate in volo, quindi ha lasciato andare, però di fatto non era il massimo. Ha avuto quello che gli serviva. 8-36, 4-5, parte la squadra con Adriano, di qua per Vanderlei, prova a puntare Vanderlei, Bernal costringe Vanderlei a portarsi il pallone fuori, intanto viene richiamata l'asciugatura del parquet. a 5, non cambia il punteggio dal gol di Vanderlei, arrivato praticamente 6 minuti fa. Comunque gli arbitri stanno lasciando giocare in questa fase come prima, un bel gioco perché la partita è abbastanza accesa, era inevitabile, il Minturno sta cercando di mettere pressione, il Cisterna deve ripartire, contatto di troppo ci sta, l'arbitro sta lasciando correre, vediamo. Sarà un finale in crescendo mentre Murillo finisce il warm up praticamente, sembra pronto a rientrare.
Perez lancia in avanti, sfera fuori, volta entra Murillo, fuori Adriano. Questo è il cambio per Murillo che la gioca per Da Silva, rimane in campo però corrente con il rientro di Murillo, rientra Iborra, supera il pallone per lui, ci arriva Carmona, ultimo tocco di Murillo, quindi sfera da giocare per l'Eco City. E qui Carmona è stato preso in consegna da Murillo, la distanza in altezza tra i due è abbastanza evidente, triplicato in questo caso Carmona. E qui Carmona va a spintonare Murillo, passaggio per Bernal, Vanderlei, arriva lui sulla sfera, nasconde il pallone, il passaggio verso Murillo, Murillo, il passaggio e c'è il fallo di Carmona. Qui Carmona si è fatto prendere dalla giocata di prima, commette fallo, terzo fallo, tre falli a testa, Brossi supera il pallone per lui, Murillo tiro addirittura a 6, apre l'arco e chiude su questo pallone, fiocca una nuova occasione praticamente per il Minturno, calcio d'angolo, sfera dall'altra parte, anticipato Murillo da Bernal, Murillo la gioca per Vanderlei, in avanti, chiuso tutto da Carmona, pallone fermato, subito riparte Vanderlei, in avanti per Brossi, fuori il pallone messo da Bernal che sottolinea le sue giocate con un urlo di liberazione. Vanderlei in battuta, c'è Brossi libero, servito, comunque non può tirare, la sfera ancora dietro per Murillo, è un Cisterna che però ha cambiato pochissimo i propri giocatori, anche il Minturno non è che abbia fatto chissà cosa a livello di cambi, sintomo che in questa partita non si può lasciare il barco a nessuna alternativa di quelli che sono i giocatori titolari, c'è anche grande tensione, quindi si tende a tenere massima attenzione. Pallone di Bernal, Murillo chiude tutto, Bolmati di qua per Bernal, lo stop a seguire per lui, c'è un muro, chiamato Vanderlei, può ripartire il numero 9 Vanderlei, il tiro ancora chiuso, quasi una barriera davanti a lui, viene chiamato il time out, 6 e 51 a giocare, sono ancora tantissimi, ma il Minturno non segna praticamente da 9 minuti, e ovviamente non sono regolari di gioco ma sono 9 minuti in campo. Sì, beh, il Cisterna ha subito il gol, si sta chiudendo, sta sfruttando solo le ripartenze, infatti sfrutta sia i rilanci del portiere che dell'ultimo uomo. Il Minturno di contro sta pressando cercando di ottenere il pareggio, il portiere del Cisterna ha negato almeno 3 palloni letteralmente in gol, e niente, la partita è su questi ritmi, il Cisterna che sta aspettando di ripartire, il Minturno che sta pressando, vediamo da questo time out come usciranno le squadre, che tipo di strategie vorranno adottare per il Minturno per pareggiare, il Cisterna per cercare di allungare la serie di gol. Un gol accenderebbe la partita, rimetterebbe in pari le cose sul 5 pari, ovviamente tanti se e tanti ma. Da Silva la lascia sul posto a Vanderlei, arriva il portiere di movimento Adriano, il tiro, fuori il pallone, subito il cambio del portiere, rischioso come sistema ma buono per il Minturno che il Cisterna qui si è perso in chiacchiere e non ha giocato il pallone. Viera conquista una buona sfera, Bernal si galvanizza, Bernal, Da Silva nasconde il pallone, lascia poi a Vanderlei che chiude a Carmona il varco, si è fermato Vanderlei, problema un polpaccio per lui, se ne va via Claudicante, Vanderlei
Pallone per il Cisterna che lo restituisce al Mintuno mentre Vanderlei riguadagna a fatica la panca. È un peccato questo, ma sicuramente stringe i denti per ritornare. Qui il Mintuno va subito in problematica con questo pallone. Sì, perché lui riesce a mantenere il pallone, a far salire la squadra, a gestirlo anche in una situazione di difficoltà. Cioè, è sicuramente un giocatore di esperienza che serve in questo momento. Adesso vediamo il Mintuno che ruba palla. Da Silva, tutto chiuso! Adriano! Non riesce a capitalizzare questa importante azione offensiva. Vediamo un po' cosa succederà, perché adesso si sono messi in campo degli equilibri. Vediamo un attimo quello che succede. Viera chiude il varco fallosamente a Bernal. Nulla da fare per il Minturno, è calcio di punizione, quarto fallo per i minturnesi. E qui Bernal avrà una buona occasione in quella zona di campo. C'è già Carmona però pronto a giocare il pallone. Calcio di punizione, bisogna stare attenti, perché prendere il gol adesso a 5 minuti alla fine è tosta poi recuperare, anche perché la situazione falli non è a favore del Minturno, anzi a sfavore, quindi vedremo un attimo come uscirà fuori da questa situazione. Per il momento alla meglio, calcio d'angolo per il Cisterna e attendiamo questo calcio d'angolo. Impatta sulla barriera Carmona, conquista solo un corner. Pallone all'indietro per Bernal, è un po' calato a Bormati in questo frangente, tanto tocca fuori da Silva. Pallone da giocare per Bormati, va fuori Carmona, c'è il cambio, è entrato il numero 17 Catrofe, tanto sfera per Bernal, salito lui in cattedra in questo secondo tempo, tanto Catrofe si perde il pallone da Silva. Toccato da Bernal, non c'è fallo, lascia continuare il direttore di gara. Allora Bormati nasconde la sfera, chiama calma, fa salire i suoi. Pallone giocato da Bormati verso Bernal, all'indietro ancora per Bormati, all'indietro per Perez. Catrofe nasconde il pallone a Murillo. Bormati ancora, fa giro palla adesso il Cisterna, in avanti per Catrofe. Sfera messa fuori. Fuori Murillo, dentro Luis Garcia. Avanti per Brossi, il pallone per lui. L'appoggio su Da Silva. Da Silva la gioca su Adriano. Brossi non ha trovato la via del gol. Il miglior marcatore del Minturno ci prova in questo frangente. Sfera messa fuori da Luis Garcia. Ottima la parata di Tesei, tanto Catrofe mette giù il pallone all'indietro per Bommati. Da Silva, Bommati, Bernal, giro palla del Cisterna, si intromette Adriano, Catrofe sradica Adriano, non c'è fallo secondo il direttore di gara, sfera che rimane lì. Da Silva il dribbling, la mette addirittura in fallo laterale, tutto pulito secondo il direttore di gara. Si è ripreso Vanderlei, però non entra ancora, entra Cardillo. Fuori Adriano a rifiatare un attimo, si attende di pulire il campo e qui i giocatori possono rifiatare per giocarsi gli ultimi 4 minuti veramente con l'acceleratore premuto. Ne approfitta praticamente per un time out volante Vanderlei. 4 minuti e 04 effettivi da giocare, mentre praticamente le due squadre sono in campo già da un'ora e mezza. Pallone che dovrà ripartire per Tesei. Tesei in avanti per Catrofe, lo stop a seguire, è indietro per Bommati. Scivola Bommati, infortunio per lui, nulla da fare, l'arbitro non blocca il gioco. Bernal, pallone messo fuori, bisogna riasciugare il parquet. Era scivolato Bommati abbastanza pesantemente, sicuramente
Poteva essere pericolosa la giocata per Bommati, che è franato a terra. Per poco non ne approfittava il Minturno, ovviamente ci ha messo una pezza il Cisterna. Rientra Torres, fuori De Clemente. Cardillo, Iborra Torres, Luis Garcia da Silva in campo per il Minturno, ovviamente oltre a Grossi. Grossi che si sta prendendo cura di Carmona in questo frangente. Ovviamente Carmona, Bernal, Bommati, Perez e Tesei. Non è che sarà battuta da Bernal. Bernal deve battere lui, riparte il pallone, Bommati si è liberato bene, pallone messo in avanti, sfera che taglia tutta l'aria ma termina fuori, rimessa che sarà a favore del Minturno. In avanti Borra, pallone per Luis Garcia, sfera messa fuori, vanificata l'azione del Minturno, dentro Vanderlei, fuori Cardillo. Questi cambi, Vanderlei prende in consegna Carmona, lancia in avanti, Carmona lo stop a seguire, sfera all'indietro e qui c'è il fallo di Da Silva su Carmona, è quinto fallo per il Minturno, mentre Carmona ha avuto la peggio in questo intervento. Bisogna asciugare il parquet mentre Vanderlei va a posizionare i suoi. Si rialza Carmona. Gli dovevi dare carica batteria, si è scaricato. Si è scaricato. End of end. Pallone che sarà da giocare per Perez. Dovrà giocarla il Cisterna. 3 e 28 da giocare. Bommati, la finta per servire Carmona, pallone non passa, Brossi parte in turno, Brossi cerca la botta, non la fare per lui, pallone strozzato che termina fuori e la partita entra in minturno. Va a battere addirittura Torres per Adriano, la sfera ancora su Borra, sfera che resta lì, rimessa che sarà da battere per il Minturno. Adriano, Vanderlei chiama a movimento i suoi, passaggio per Adriano, Vanderlei dialogano i due, azione pericolosa di qua per Brossi, non filtra il pallone, Vanderlei, Adriano, c'è Iborra solo là davanti, Brossi prova a chiedere il pallone, Murillo chiede la sfera, cadono in due, Brossi, pallone verso Iborra, salva il portiere e poi Carmona, che pallone che ha recuperato in questo frangente. 41esimo, pallone salvato da Carmona. E qui c'è il fallo del Minturno che porta al tiro libero Carmona. E qui il Minturno potrebbe vedere scorrere i titoli di coda con Carmona pronto a punire. Bisogna lasciare lo spazio a Carmona di poter tirare. Va il numero 9 contro Iborra. Alta la tensione. Parte Carmona, lo scavetto. Nulla da fare per lui. Errore al tiro. Iborra parte la sfera verso Adriano. Sfera messa fuori. Nulla da fare per il Minturno in questo frangente che regala il pallone. 2.35 da giocare. Perez per Bernal in avanti a cercare Bommati, sfera addirittura che torna a Tesei, lancio in avanti Iborra, anticipa secco Carmona,
poi a caccia del pallone Murillo, non c'è fallo, tutto da regolare. Adriano per il pallone che passa la Vanderlei, ancora per Iborra, il tiro di Iborra, Tesei, Brossi spara tutto Tesei, poi spara via il pallone, nulla da fare. Dovrà ripartire il Minturno mentre arriva un fischio, bisogna giocarla in questa posizione. La gioca Iborra per Adriano, tutto da rifare perché bisogna asciugare. Chiama la calma Vanderlei, vuole il posizione dei suoi. Pallone per Iborra che dovrà far ripartire. 2:05, il cronometro non gioca a favore del Minturno al momento. Sfera per Brossi, poi Murillo, Adriano verso Iborra, si prende il pallone Iborra, anticipato da Bonmati, ultimo tocco del giocatore del Minturno, quindi Bonmati a giocarla in avanti, a cercare Carmona. Carmona gestisce bene, gli tocca la sfera Vanderlei, pallone messo fuori, rimessa a favore delle Acositi. Sfera aggiornata da Bernal, il tocco di Adriano, ancora un pallone fuori, al momento doppietta di Carmona, tripletta di Carmona, doppietta di Vanderlei, doppietta di Murillo, un gol di Perez. Questi marcatori in campo questa gara che si sta rivelando determinante per l'economia della classifica del girone. Bonmati porta a passeggio la sfera, 1:26 da giocare per il Minturno. Brossi riesce a uscire, poi Bonmati cerca il tiro, Torres evita, pallone messo fuori, Adriano cercare Murillo, passaggio verso Torres, l'appoggio per Brossi, davanti per Vanderlei che non riesce a intercettare. 1 minuto da giocare, già partito il pallone, Carmona, Cisterna è vicino al colpaccio, Perez, Brossi mette il pallone fuori, è un Minturno che comunque ha venduto cara se non carissima la pelle. Sfera verso Carmona, il tiro e c'è il gol di Carmona che mette la parola fine alla gara. Carmona punisce il Minturno 4-6 a favore degli ospiti. Nulla da fare, 53 secondi, ci vuole l'impresa, era scappato via Carmona, punito in questo frangente il Minturno. Sfera per Vanderlei, Brossi cerca il tiro della disperazione, alto sopra la traversa, gara che vede scorrere i titoli di coda. Claudio, ai punti ci sarebbe stato un pareggio perché le due squadre hanno veramente sofferto oggi, però il punteggio dice che il Cisterna esce vittorioso da questo campo. Sì, è la squadra che diciamo ha capitalizzato meglio le azioni di gioco. Il Minturno di fatto non ha fatto oggi quello che ha sempre fatto, che la rende prima in classifica, e quindi il risultato è più che giusto, decisamente. Pallone messo fuori da Murillo. Fatto sta che mancano 30 secondi, virtualmente è terminata la gara, ma ovviamente il cronometro deve scorrere inesorabile. Adriano anticipa Brossi, rompe, anticipa Bonmati, Vanderlei, passaggio verso Adriano per Brossi, la traversa piena per lui e poi arriva il gol. Il gol del portiere Tesei che mette sul 4-7 il punteggio. Gara che ormai era finita. Pallone che deve ripartire per 11 secondi. 4-7. Risultato troppo pesante, non ci sono tre gol tra Minturno e Cisterna, ma ovviamente chi la mette dentro ha sempre ragione. Un secondo, si chiude qui la gara.
Milturno che esce sconfitto, prima sconfitta in campionato per i ragazzi di Vanderlei contro l'Eco City. Cisterna cambia la vetta della classifica, quindi Cisterna che sale al primo posto con Milturno che dovrà rifarsi nelle prossime gare. Io ringrazio Claudio Di Ciaccio che è stato in nostra compagnia e linea che va sul campo per le interviste del post gara, ovviamente grazie a Nicola Dell'Anno. Mister Valente, un Cisterna che in una partita bellissima, una partita di cartello, si è dimostrata sul campo che lo era e che saranno le protagoniste di questo campionato, porta a casa 3 punti importanti che la fanno diventare prima in classifica. Sì, come ha detto lei, la partita è stata bellissima e molto, molto maschia. Abbiamo saputo sfruttare bene le occasioni che ci sono capitate e sapevamo che comunque sia trovavamo di fronte una squadra organizzata e molto, molto convinta, anche perché giocavano dopo 4 vittorie sul proprio campo con l'apporto del pubblico e ci è voluto solo un grande Cisterna per uscire quei 3 punti da qui. Se non sbaglio dovreste essere gli unici imbattuti in questo campionato, non so Liverpool che cosa ha fatto, ma è un campionato che verso l'alto vede parecchi protagonisti. Sì, sicuramente ci saranno anche dei momenti a noi non favorevoli. Adesso stiamo in palla e cerchiamo di portare i frutti dell'allenamento e di tutte le cose che proviamo a fare. Prossimo turno sul campo amico di casa, adesso siete voi la Lepre. Certo, siamo noi la Lepre aspettando sempre il risultato dell'Italpool. Comunque sia, puntiamo sempre a fare meglio e a giocare un buon calcio a 5. Victor Iborra, un Minturno che esce sconfitto, ma era la partita di cartello, è stata una bella partita tra le due formazioni. Sì, sicuro, è una bella partita, però è un momento difficile per noi. Noi abbiamo giocato 5 giochi, vinto lo stesso. È la prima volta che succede questo con noi, dobbiamo alzare la testa e continuare. Hai detto bene, la prima sconfitta è la più difficile da superare, perché quando si è abituati a vincere una sconfitta può mettere in crisi lo spogliatoio. Qui il Minturno deve fare quadrato adesso, si deve unire. Sì, no, non c'è crisi, siamo un gruppo unito, siamo un gruppo che lavoriamo troppo, lavoriamo duro, dobbiamo fare questa cosa, martedì ce l'hanno la Coppa, Dobbiamo fare una bella partita e buscare la classificazione. Prossima gara, il Real Terracina, 0 punti in classifica, i testa coda che però non hanno sempre il risultato scontato, bisogna andare lì con la testa pronta. No, sicuro, non abbiamo vinto nessuna partita facile. Oggi è dimostrato che hai una squadra che viene di fuori. Noi era prima in classifica, abbiamo perso a casa. L'anno scorso noi abbiamo perso 1 gioco solo a casa, che era per Vito Zanini, il campione. Oggi era una partita strana, la palla non entrava. Calcio è così. Però dobbiamo dire alla tua, sei stato decisivo in tantissimi interventi. Complimenti e in bocca al lupo per la Coppa. Grazie mille e viva Futsal!